not a time machine. Dad, it's not a time machine. The guy said it was a time machine. It's not a time machine. It was wrong. What guy? The guy. He was at the park. He said it was a time machine. Yes, it is. No, it's not. It is. No, it's not. All we gotta do is push this black button right here. Go ahead and push it. Okay. Pensare di mettervi assieme era anche l'idea che in qualche maniera c'è qualcosa di, che riguarda un lavoro sull'identità nazionale del vostro cinema, qualcosa che riguarda un patrimonio collettivo, no? Adesso insomma, sarebbe sin troppo semplice fare delle analogie con dei film, dei capolavori, ma la forza di questo rapporto, che non è solo affettivo, ma è qualcosa che ha a che fare con la tragedia, con la sofferenza, con l'amicizia tra un adulto e un bambino, no? E credo che sia una delle figure archetipiche, diciamo così, delle figure proprio del DNA della nostra, del nostro paese, per il fatto dell'importanza della famiglia, per il fatto del ruolo della figura paterna, ma credo che la bellezza di questa scena sia nel fatto che appunto non sono solo dei pari, soprattutto non sono nel primo caso, no? Ma che tra l'adulto e un bambino c'è un rapporto fortissimo che li lega in maniera, no? Cioè, e che questo è toccante, è commovente. Una di queste
uno di quei casi in cui i temi che si propongono ti creano qualche difficoltà. Sì, è vero, nel primo caso non sono esattamente padre e figlio, ma è come se lo fossero, perché mi uscivano a parlare sul rapporto tra Alfredo e il bambino, è basato sull'assenza del vero padre del ragazzino, quindi è un rapporto padre-figlio a tutti gli effetti, mentre nella sequenza del film di Gabriele ovviamente lo sono veramente, e in un contesto molto più legato al discorso della famiglia di quanto non sia nell'altra sequenza. Quello è un gioco, il ragazzino mai è riuscito a conquistare il diritto di frequentare la cabina di proiezione, quindi è quello il momento in cui al massimo della gioia poi arriva la tragedia, Alfredo diventa cieco, eccetera, eccetera. Nella sequenza del film di Gabriele che mi ha colpito moltissimo, è il momento più drammatico, cioè, questo per la prima volta non so più neanche dove portare il bambino a dormire, e quindi il discorso che dici tu è molto più forte qua, perché la casa, la stanza della casa, la caverna, dove andare. Personalmente ho trovato una cosa potentissima, i tizi che bussano alla porta del bagno, lui che allunga il piede, quando allunga il piede per fermare la porta, è una delle cose più forti che abbia visto, è molto forte. Sì, forse quello che dici tu è vero, abbiamo visto molte volte nei nostri film il rapporto fra un adulto e un bambino, nel ruolo di persone adulte che cercano di tramandare ai più piccoli la capacità di saper guardare il mondo, la capacità di saper capire come è fatta la vita, forse questo è questo il tema poi di fondo, non so che ne dicevo. Siamo stati tutti figli e quando eravamo figli eravamo sempre bisognosi di essere protetti in ogni modo, e la fantasia è una forma molto alta di protezione che possiamo avere dai nostri genitori quando è meglio che non vediamo le cose come veramente stanno, per cui questa forma di fantasia e quindi anche di fuga è credo quello che poi porta anche alla capacità di poter vedere la vita come fatta di leggerezza, anche dove c'è il dolore, e che dobbiamo apprendere da bambini in modo da sopravvivere da adulti in un modo migliore. Per cui quanto più siamo fantasiosi, quanto più siamo ottimisti e leggeri, quanto più riusciamo forse a galleggiare attraverso i dolori che la vita comunque arriva a darci. E da padri abbiamo il dovere di restituire ai nostri figli quello che abbiamo avuto, se siamo stati fortunati, o non abbiamo avuto quando non c'è stata questa fortuna, ovvero restituire a loro questo ombrello di protezione che permette di vedere il mondo senza pessimismo, senza ansia. In tutte e due le sequenze in realtà il rapporto padre-figlio, diciamo così per semplificare, si risolve nel cinema, nel racconto, nella favola, perché il cinema è vero e proprio, nel film di Tornatore, e invece la capacità di costruire un mondo immaginario per il ragazzino, tra l'altro nella caverna, qui potremmo aprire Platone, storie, tutto quanto. E se, ecco, qua mi piacerebbe introdurre, se non abbiamo altri materiali, diciamo subito, era anche un discorso sul cinema. È evidente che nel cinema di Tornatore il cinema, la memoria del cinema è presentissima, è inutile neppure ripeterlo, no? Appunto l'abbiamo visto con Rossella, con le frasi di Rossella Oreiro, lo strepitoso, e il cinema è presente sempre con i manifesti, con il cinema paradiso, con tutto. C'è un'altra, invece nel cinema di Muccino questa memoria non c'è, non è resa esplicita. Tu questo non esiste, non ci sono citazioni, pur essendo un cinema molto cinematografico, molto larger than life, anche quello come quello dei Tornatori. Cioè, questa memoria più cinefila, cinematografica,
è più nascosta, c'è secondo te o... Non c'è la citazione, non c'è, esatto, manifesta, esatto. Non c'è l'omaggio manifesto, però io so perfettamente dov'è che rubo. Cioè, e noi vogliamo questo sapere. E quindi la citazione lui lo dice. È indotta, implicita, io sono nato ladro guardando gli altri e volendo essere quello che non sono mai. Cioè, io vorrei essere stato Scola, essere stato Fellini, essere stato Gerri, essere stato Leone, essere stato Woody Allen, non sarò mai loro e posso evitarmi a rubare quello che riesco a rubare, perché anche rubare per me è difficile, non è facile, è un'arte, bisogna applicarsi e avere il talento per farlo. Dichiarato in furto. Adesso ci sono altre due scene che abbiamo montato insieme, perché anche qui c'è un'analogia, vediamo.